dobbiamo incominciare, anche se, come molti sanno, c'è un ritardo significativo dovuto a un incidente che ha creato 18 km di coda a Barberino del Mugello, e quindi continuano ad arrivarmi messaggi di persone che annunciano che prima o poi arriveranno. Però almeno quello non è colpa del comune. E quindi da un lato, e dall'altro ci sono anche persone che dovranno anticipare la partenza, e cito per tutti Massimo Bottura, anche per giustificarlo, che è venuto, ha un aereo che parte a Luna per Parigi, e di conseguenza lo ringraziamo per essere venuto, poi ci lascia e parte. Le guide direi sono un appuntamento importante, sono, per quanto mi riguarda, la 13ª edizione, perché la guida dei vini è nata 13 anni fa, quando io ho assunto la direzione, la guida dei ristoranti è nata 36 anni fa, io appunto ne sono responsabile anche di quella da 13, sono una realtà molto importante nel panorama enogastronomico italiano, e devo dire, una sala come questa, con oltre il numero, al di là del numero, il tipo di presenza, forse da un lato ci conforta a continuare nel nostro lavoro. Il nostro lavoro vuol dire lavorare con grande rigore, con grande serietà, sia che stampiamo guide sulla carta, sia che, come prossimamente avverrà anche, ci sarà una presenza significativa delle nostre guide, in particolare della guida dei ristoranti, anche sul web. Perché vedete, chi, e io non sono tra i più attenti ma devo farlo, viaggia e naviga in rete, trova sistematicamente dei cori di prefiche che dicono che le guide, per carità, poi io a malapena ritengo di poter parlare delle nostre, delle mie, non mi sento assolutamente di parlare delle altre, che le guide sono finite, hanno finito una loro funzione, perché in realtà tutti possono commentare in rete i ristoranti, i vini e di tutto. Sacrosanta verità, la democrazia non accetta, per fortuna, condizionamenti, almeno a questo livello. Non siamo in Cina, grazie a Dio, e però quello che dico io quando mi capita, quando qualcuno mi chiede, dice, ma i giornali, la carta stampata sono destinati a morire, a parte il fatto che sono convinto che non siano affatto destinati a morire, e quelli capaci, quelli intelligenti saranno rinnovati e sapranno rinnovarsi, ma attenzione, potranno cambiare radicalmente i giornali, però senza giornalisti l'informazione non si fa, e la differenza, e non sono presuntuoso, lo dico consapevolmente, tra chi in libera uscita sul web sacrosantamente ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, da un lato, dall'altro le bufale veicolate da strumenti come TripAdvisor, faccio nomi e cognomi e me ne assumo le responsabilità, dall'altro, confermano che c'è una discriminante, che è quella del rigore e della serietà. Noi non siamo più bravi degli altri, noi abbiamo una fortuna di lavorare, l'ho detto e lo ripeto in ogni circostanza, per un gruppo che, grazie a Dio, non vive del lavoro e degli incassi e dei margini delle guide, che peraltro devono sempre esserci. Siamo una piccola realtà all'interno di un grande gruppo editoriale che ha come mandato di lavorare seriamente, e sottolineo, possibilmente, come riusciamo a fare, non perdere soldi. In quest'ottica lavoriamo con grande serietà, con grande rigore, sbagliamo come tutti quelli che fanno sbagliano, però il riconoscimento c'è, il riconoscimento, devo dire, è anche in sale come questa oggi.
Prima di parlare della guida dei ristoranti, perché quanto io ho detto vale sia per la guida dei ristoranti sia per la guida dei vini, io adesso chiamerei Ernesto Gentili a dire qualche parola sulla guida dei vini. Ernesto Gentili e non Fabio Rizzi, perché dovete sapere che ogni anno alla vigilia della presentazione c'è uno psicodramma al nostro interno, perché loro sono bravissimi, indiscutibilmente, sono i più bravi di tutti. E di questo io sono convinto e lo dico apertamente, a degustare, organizzare il lavoro, eccetera. E poi però si definiscono non parlanti. E allora io devo in qualche modo violentarli per dirgli, beh, insomma, dite qualcosa, mostratevi, ecco. E quindi anche questa volta è toccata a Ernesto. Fino a 48 ore fa doveva essere Fabio e poi tocca a Ernesto raccontarci sinteticamente cosa esce quest'anno dalla guida dei vini.